In arrivo a settembre bandi per 300 milioni di euro per finanziare il rilancio economico e sociale e il sistema delle imprese nelle aree devastate dal terremoto nelle Marche, grazie alla macromisura B del Fondo Sismi 2009-2016, complementare al PNRR. Serve correre, serve informare bene tutti i cittadini, i territori, le imprese, e serve cercare di semplificare una procedura che potrebbe diventare complessa. Quindi noi daremo tutta l'assistenza possibile, avremmo preferito che la Regione fosse direttamente coinvolta, questo non è stato possibile, c'è Invitalia, però cercheremo di assistere i nostri territori, le nostre imprese, affinché queste opportunità, che sono importanti per il rilancio, la rigenerazione del cratere sismico, possano essere colte e possano portare un valore aggiunto. Questi bandi che si alimentano del Fondo Complementare Sisma è quello di aggiungere alla ricostruzione fisica del patrimonio edilizio lesionato dal sisma anche la rigenerazione economica e sociale del cratere, di quei comuni che hanno evidentemente vissuto un'esperienza di aggravamento di situazioni di affaticamento che preesistevano il 24 agosto 2016, mi riferisco sicuramente alla desertificazione della popolazione, al calo demografico, ma che si sono ulteriormente accentuati. Da questo punto di vista la sfida è adesso quello di mettere in moto, in circolo, risorse, 300 milioni per il cratere rappresentato dagli 85 comuni marchigiani, per far sì che l'economia possa recuperare fiato, ossigeno e ridare anche chance affinché si possa contenere lo spopolamento e rilanciare l'economia. Si parte a settembre, ripeto, con una serie di stimoli all'economia che dovranno comunque vedere preparate le nostre imprese e il nostro sistema. Siamo qui proprio per essere tempestivi e dare le giuste informazioni. Oggi la SVEM, parte attiva di un progetto di rilancio per il territorio, i bandi per il Fondo Complementare Sisma. Come sapete le agenzie di sviluppo sono, diciamo, il braccio armato della Regione e in questa operazione, grazie a Invitalia, al commissario, la Regione Marche e l'assessorato di Castelli, SVEM è una parte attiva. Presto saranno funzionanti su tutto il territorio degli 85 comuni dell'area cratere tre uffici a disposizione delle aziende per dare informazioni. Vi anticipo che tutte le informazioni saranno sul sito della SVEM e gli uffici saranno per Ascoli, presso l'USR di Ascoli in via della Cardatura, per Fermo alla provincia di Fermo e per Macerata presso l'USR di Piediriva di Macerata. Ci aspetta una grande sfida, ma SVEM è pronta per affrontarla.